racconteranno i nostri ospiti, ce la racconterà poi soprattutto alla fine l'autore. E poi su questo testo da stasera cominceremo a vedere, a capire, a ragionare, a riflettere su come già so che c'è dentro questa platea, ci sono dei ragazzi e delle ragazze straordinarie che avranno piacere a fare questo percorso, questo attraversamento anche formativo, se vuoi didattico appunto. E l'obiettivo è che noi nella primavera avanzata del 2020 questo sia portato sulle scene e veda protagonisti coloro che su questo territorio, diciamo, vivono orgogliosi di avere alle spalle una storia, una cultura, personalità, riferimenti, tra i quali anche questo esattamente di Giordano Bruno. In qualche modo è un modo per ricollegarci a questa storia. Ovviamente faremo questo con il protagonismo dei docenti, degli insegnanti, la media anche dirà, dell'Albertini, e lo faremo con un supporto importante, che è quello, come vi dicevo prima, di Giulio Baffi, che avrà, diciamo, un po' la funzione di supervisione culturale, artistica per questo allestimento. Baffi è, dicevo prima scherzando con Vittoria Vella, dici teatro a Napoli, dici Giulio Baffi, oppure dici Giulio Baffi e dici teatro, con Maurizio, con Maria, dice Bobbi, se così mi è consentito. Tra l'altro Giulio non so se posso usare il termine corretto e giusto, diciamo, è stato uno dei più intimi di Edoardo De Filippo. E già questo sarebbe sufficiente, ma non è solo questo, critico, scrittore, autore, e peraltro oggi, in questo momento, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Quindi abbiamo un riferimento di grande spessore, di grande livello, che ci accompagnerà, potrei dire vi accompagnerà, ma mi diverte se vorrete anche dire, non devo andare sulle scienze, però io, ci accompagnerà, diciamo, in questo percorso. Quindi questo è quello che comincia stasera. Questo percorso vede protagonista anche la Federico II, questo è un punto molto importante, abbiamo discusso con il rettore Gaetano Manfredi, sappiamo quanto il rettore tiene al suo territorio, ecco, sì, che effettivamente è tale Gaetano, abbiamo discusso con lui, col prorettore Arturo De Vivo, la professoressa Masetti avrebbe dovuto essere anche qui stasera con noi, però è impegnata in una seduta di laurea e quindi non si è potuta muovere. In questo percorso, che prevede che a conclusione ci sia la rappresentazione, la messa in scena, ecco, di questa opera, di questo lavoro, le tappe intermedie non meno importanti saranno un momento, una giornata seminariale su Bruno, che si articolerà tra Napoli e Nola, quindi coinvolgendo anche direttamente la Federico II, e il cuore di questa riflessione sarà il Cinquecento, cioè il secolo di Bruno. In questo secolo, in cui sono accadute tantissime cose, tante svolte, tante rotture, si sono poste le basi di tante cose che poi nei secoli successivi hanno avuto effetto e conseguenze. Devo solo dire che mentre nel Cinquecento i grandi paesi europei costruirono i loro grandi stati nazionali, l'Italia non riusciva a fare un'unità d'Italia. Machiavelli fa un'opera teatrale a sua volta, no, la Mandragola. Bruno fa un'opera teatrale, il Candelario, e il professor Bevilacqua dedica a Giordano Bruno un'opera teatrale. Quindi avremo questo, rifletteremo in questa giornata di studio su questo secolo e a Nola e a Napoli, e poi avremo un numero speciale tematico della rivista Infiniti Mondi dedicato al lavoro che noi e voi faremo e alla raccolta di un'altra serie di contributi esattamente intorno a su questo tema. Ecco, questo è un po' è una griglia molto larga e aperta. A noi piacerebbe, e sono tanti in questo territorio che lavorano, hanno lavorato, si impegnano sulla cultura, su Bruno, quindi tutti quelli che già lo stanno facendo, e lo stanno facendo meritoriamente da tanto tempo, se hanno voglia possono incrociare questo percorso e diventare in qualche modo anch'essi protagonisti. Questo ci farà ovviamente soltanto piacere. Siamo contenti che con la presenza di Annalisa, diciamo, il sostegno quantomeno morale dell'ente locale, del comune c'è, e questo è importante anche in una fase così complessa. Se il direttore vorrà, insieme alla scuola, anche questo in qualche modo potrà diventare una delle centrali operative, diciamo, di questo progetto, beh, io
con il che veramente vi ringrazio tantissimo, auguro buona serata a tutti quanti voi, alla discussione che faremo, e do subito la parola alla preside, professoressa Amelia Lavanti.